Benvenuto negli studi di Tempo Radio a un esponente del Proloco di Castel Goffredo. Abbiamo con noi Luciano Cason, benvenuto tra noi. Buongiorno a tutti. E assieme a Luciano Cason abbiamo Antonio Esposito, maestro d'arte, benvenuto tra noi. Buongiorno a voi. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per sms e messaggi WhatsApp che è il 338 17 19 105, se ci volete chiamare fatelo 0376 63 17 09, la mail è diretta@temporadio.it e poi vi invitiamo a usare anche la pagina Facebook di Il Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Allora, io adesso darei subito la parola a Luciano Cason perché vuole ricordare un amico, giusto? Sì. Allora, noi siamo qui per introdurre la nostra grande festa del tortello amaro di Castel Goffredo, però mi corre l'obbligo, prima di iniziare, di ricordare con affetto il caro Matteo che ci ha lasciato in questi giorni. Lavorava presso l'ufficio tecnico del nostro comune e lo ricordiamo come un ragazzo a modo, gentile, educato, sempre disponibile con noi delle associazioni, che abbiamo sempre bisogno di timbri, firme, permessi per le nostre iniziative. Siamo vicini ai suoi familiari in questo triste momento. È un bel ricordo che abbiamo di lui. Ciao Matteo. Benissimo, grazie. Ci uniamo ovviamente a quanto avete dichiarato, appunto. Adesso parliamo invece di qualcosa di bello, perché ci saranno 4 giorni di festa. Che festa sarà? Io vi lascio i microfoni aperti e quando volete intervenire fatelo liberamente. Sì. Allora, il tortello amaro di Castel Goffredo ormai è arrivato alla 21ª edizione. Tutto è nato 21 anni fa quando si decise di salvare questa erba balsamita Maior che stava scomparendo dai nostri orti. E rimane ancora un mistero di come mai le nostre nonne e bisnonne usassero molto questa erba in cucina e nei paesi limitrofi invece no, quindi, che c'era però non veniva usata, quindi è proprio una tradizione tipicamente autoctona, castellana. E quindi è stato bello 21 anni fa iniziare questa avventura che ci sta dando grossissime soddisfazioni. Ogni anno i numeri di chi viene a trovarci sono sempre in crescita. Per cui è un qualche cosa. Tra l'altro, ricordiamo ancora una volta, come dice sempre Lara Fezzardi, la nostra grande presidente, che sì. Amaro sta per aromatico. Questo l'ho preciso perché, per esempio, avevo raccontato, portando degli amici, tornavamo su da Canneto, avevo fatto vedere, siamo passati per Castel Goffredo, ho fatto vedere, vedete qua c'è il tortello amaro, a me l'amaro non piace. No, guardate che non è amaro nel senso di amaro, del caffè non zuccherato, è amaro nel senso di aromatico, appunto. Sì, infatti nel ripieno che viene fatto è una piccola parte l'erba amara che viene inserita e non dà fastidio assolutamente, anzi dà quell'aroma che lo fa diventare un piatto di successo perché piace a tantissima gente, vengono ormai da lontano anche per assaggiare. Allora, a beneficio di chi ci ascolta, il 15, il 16, il 17 e il 18 di giugno si tiene questa festa, appunto la 21ª edizione della festa del tortello amaro di Castel Goffredo, piatto unico al mondo, stavo guardando. Sì, è vero, stiamo girando anche il mondo, siamo stati già anche all'estero. Comunque adesso, prima di entrare nei particolari della festa, sì, voglio lasciare la parola, certo, al mio amico Antonio Esposito, maestro d'arte. Questa, ogni volta che la festa viene fatta, in Galleria Bazzani, che è gestita dalla Proloco, viene sempre fatta una mostra. Quest'anno tocca al nostro amico. Ecco, maestro d'arte, io mi permetto soltanto di introdurre una piccola cosa, perché ci fu qualcuno che disse con la cultura non si mangia, per esempio, e poi dopo vediamo che, dati di quest'anno, il Louvre ha fatto il doppio dei turisti, dei visitatori dei musei vaticani, per esempio, che è tristissimo. E la cosa che più fa rabbia ancora è che metà degli artisti che espongono, le cui opere sono esposte al Louvre, sono italiani, tra l'altro. Sì, questo bisogna dirlo subito, anche se a Castel Goffredo qualcosa del genere è stato fatto, quando si fa la mangiarte, cioè si fa un'esposizione e in più poi abbinato o quelli che sono i cibi un po' locali, fatti in un certo modo, ecco. Questa mostra d'arte con cui io adesso le parlerò un attimino
e che dura poi dal 10 giugno fino al 2 luglio. Quindi l'inaugurazione sarà sabato alle ore 18. E tutto il titolo in definitiva sta nelle quattro storie di Antonio Esposito, ma non sono storie perché fanno parte di quello che è il mio vissuto. C'è scritto anche Anton Novo, cioè Nuovo Antonio, perché io ho sempre fatto, e mi si conosce per la pittura d'affresco, è una pittura d'affresco diciamo prettamente personale, perché non ha niente a che vedere con l'affreschino oppure con il buon fresco, invece viene fatta con un'emulsione speciale che ho creato io ancora una trentina d'anni fa, che può essere adattata sulla tela, quindi sono delle tele con cui viene applicata un'emulsione a base di stucchi, sabbie e collanti, e si ottiene una testurizzazione come se fosse un muro antico. Su questo poi viene trasportato la sinopia, il disegno preparatorio, e poi viene decorato, viene dipinto con terre colorate. E il tutto messo insieme, poi solidificato mediante una resina. Quindi i soggetti che generalmente che si trattano, si tratta di santi, si tratta di eroi antichi, si tratta di situazioni diciamo che vengono da lontano. Ecco, l'Antonovo invece in questa situazione vuol dire che presento quattro tipologie di pittura, che poi si tratta di pitture di ricerca, ecco, soprattutto per quanto riguarda le tecniche. E le tecniche sono queste, per esempio, io ho presentato, siccome la sala Bazzani è stata divisa in quattro parti, quattro parti, dove in ognuna di queste parti viene esposto 10-15 quadri con la tecnica d'olio, che rappresenta su la bellezza della donna, le figure femminili. E c'è un'altra sala dove viene realizzato diciamo la presenza di architetture medievali, però viste in trasformazione, nel senso i paesi sono attuali però visti con occhio diciamo un po' nostalgico, un po' romantico, quindi la conoscenza dell'architettura che mi compete come essendo stato un professore d'arte, io la applico su questi edifici e alla fine risultano edifici attuali però con una traslazione di architetture medievali, quindi diciamo sono degli scorci nostalgici, se vogliamo chiamarli così. In un'altra sala, in un altro ambiente, in un altro spazio, c'è un figurativo astratto. Il figurativo astratto non è altro che una emulsione sempre di intonaci applicati con colori acrilici, però stesi con la spatola, aprendoli in alto e in basso, fino a creare delle situazioni come queste. A favore di camera un attimino, appunto, così per chi ci segue appunto in streaming può vederle, appunto. Ecco, la presenza, ad esempio, sono delle illusioni di paesaggi, quasi forme oniriche, cioè che poi si basano su il tutto, che si basano poi su quelle che sono le esperienze personali. E quindi questa rivisitazione, quando uno osserva uno di questi dipinti, si immedesima, cioè sono delle illusioni in definitiva, perché non c'è un disegno, non c'è una programmazione, è qualcosa che scaturisce dall'insieme di colori e da questo impasto, però poi si plasma mediante diciamo l'osservazione. Un altro spazio viene dedicato ai quelli che sono delle astrazioni, cioè sono queste forme, sempre queste qui, sono delle astrazioni che vengono realizzate mediante la sovrapposizione di forme cromatiche che danno il senso della profondità e dello spazio, quindi uno spazio perfino multidimensionale, e crea quasi delle forme suggestive, cioè dalla sensazione della profondità dello spazio, e quindi questa suggestione, anche quella stratificazione, viene trasmessa diciamo a questo senso di profondità.
Benissimo, la fermo un attimo, sì, certo. Maestro, con allora Antonio Esposito, che stiamo ascoltando in questo momento, maestro d'arte, e Luciano Cason del Proloco di Castel Goffredo, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo subito. Sport. Stiamo dialogando con Antonio Esposito, maestro d'arte, con Luciano Cason, esponente del Proloco di Castel Goffredo. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Maestro Esposito, prima di proseguire, magari poi diamo voce un attimino, tagliamo a metà appunto, sono questi quattro spazi, eccetera. Possiamo ripetere quando c'è l'inaugurazione della mostra e dove? Perché, per esempio, lei l'ha detto in itinere, che sarà in Sala Bazzani. Allora, la mostra viene allestita, è stata allestita e inaugurata sabato alle 18 nella Sala Bazzani, in via Roma 5 a Castel Goffredo. Sotto i portici. Sotto i portici, sotto i portici. In piazza, ecco. Dura dal 10 giugno fino al 2 luglio, però le aperture sono un po' sfasate, non tutti i giorni. Il venerdì è dalle 16 alle 19. Il sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Addirittura vi sono due aperture serali. Dal 15 al 18 giugno l'apertura serale è dalle 19 alle 23. Quindi abbiamo dato la possibilità un po' a tutti, ecco, di venire a questa manifestazione, che è un po' molto molto particolare. Certo. Luciano Cason voleva aggiungere? Sì, volevo dire che le aperture serali coincidono con la festa del tortello, cioè uno magari dopo aver gustato i nostri piatti può passare un'oretta a visitare questa bellissima mostra. Anche perché noi ribadiamo il fatto che l'essere umano è l'unico animale sulla faccia della terra che condivide il cibo, per cui le decisioni si prendono al tavolo di confronto, non a caso ci si mette a tavola, eccetera, proprio, quindi cultura fondamentalmente. Cultura, noi ci crediamo molto come Proloco. Allora, infatti, scusatemi, volevo ringraziare l'amministrazione comunale, sempre sensibile per queste cose, ma in modo particolare Lara Fezzardi, questo genio creativo per queste manifestazioni, perché lui sta a curare il minimo particolare, deve essere così, altrimenti non se ne esce. Per cui io la ringrazio ancora in modo particolare. Benissimo, giustamente. Dica pure. Allora, la festa, 21ª edizione, dicevamo, la location è quella magnifica del parco La Fontanella, che ormai ogni anno cerchiamo di migliorarlo sempre di più. Quindi avremo il salone al coperto con 300 posti, aria condizionata, e anche tutto lo spazio all'aperto, altri 300 posti circa a sedere all'aperto. Naturalmente il menù è quello classico, con l'erba amara che la fa da padrona, perché il primo è il tortello amaro, naturalmente. Riproponiamo il tortello amarissimo, perché ha avuto un successo enorme lo scorso anno. Amarissimo, dobbiamo dire che è la ricetta antica, infatti i vecchi castellani lo vogliono amarissimo. Per i turisti che vengono la prima volta, invece lo proponiamo il tortello amaro normale, perché potrebbe essere un impatto troppo duro, insomma. Comunque, l'anno scorso abbiamo provato e ce n'è andato tantissimo, quasi la metà rispetto al tortello amaro normale, quindi lo riproponiamo. Poi, naturalmente, come secondi abbiamo la coppa al vino rosso con polenta amara, il formaggio straccone del nonno con polenta amara, l'Amar Burger è un'altra invenzione di questi anni, è un hamburger a cui è stato inserito un po' di erba amara, e ha successo anche questo. La torta del buon umore Deco, già stata proprio riconosciuta come piatto tipico di Castel Goffredo, il gelato amaro e l'elisir all'erba amara, cioè non ci facciamo mancare niente. Naturalmente questa erba ha delle potenzialità enormi e molti chef si stanno divertendo con questa erba, perché piace. Accanto al ristorante abbiamo il nostro bookshop, che chiunque vuole fare spesa sia di piantine di erba amara, sia di libri che abbiamo prodotto, sia
di piatti decorati da artisti sempre sul tema erbamara. Abbiamo le pasticche balsamiche di Santa Maria Novella di Firenze, perché siamo in contatto con questa antica farmacia di Santa Maria Novella, in quanto loro questa erba la usano da secoli per fare queste pasticche balsamiche, che sono un portento per naso e gola. E poi abbiamo le serate musicali, le quattro serate musicali. Giovedì sera avremo serata danzante latinoamericana col DJ Loco e l'esibizione delle scuole di ballo Zona Latina e LDM. Il venerdì sera invece è la grande serata nostra, perché avremo i nostri suonatori locali, i Din del Nas, che riscuotono sempre un ottimo successo, e sicuramente tutta la popolazione verrà ad ascoltarli, perché loro trascinano, sanno trascinare proprio. Al sabato invece avremo un quartetto in musica e spettacolo, è un gruppo di Castelluccio, simpaticissimi, che loro lo fanno a scopo benefico, quindi quello che noi daremo loro per questa performance lo devolveranno in beneficenza. Finiamo con domenica sera 18 con musica, ballo e animazione del team Arcangelo DJ, in formazione Tour 2017. Lui inizierà la serata con la baby dance per i più piccoli, per poi seguire con ballo liscio, e ci scateneremo poi con spettacoli cumbia, latinoamericano, balli di gruppo, e chi ne ha più ne ha più ne metta. Bello. Posso aggiungere qualcosa? Cioè, solamente? Certo, certo. Microfono aperto, dica. Per quanto riguarda la mostra, viene inserito nel contesto, viene inserito, si parlava prima del mangiare e dell'arte insieme. Bene, in quel contesto noi abbiamo una creativa, come si chiama quella signora? Rossandra. No, quella signora. Grace? Quella che fa mangiare. Va bene, abbiamo una creativa. Ah, Armanda? L'Armanda. Il campo dell'arte. Che lei ne abbina, abbiamo tanti di creativi. Lei abbina a quelli che sono, a quella che è la pittura, a quella che è l'esposizione, lei abbina le sue creazioni mangerecce, una cosa molto molto particolare, devo dire. Quindi io la ringrazio in modo particolare anche lei, perché abbinando queste due cose, ecco, è un po' fantastica la cosa. Bello. È un appassionato di cucina veramente, proprio per hobby. Per hobby. Allora, se avete da aggiungere, aggiungete pure. Sì, dica. Devo dire un'ultima cosa, che queste quattro serate senza il sostegno di almeno un centinaio di volontari non potrebbe andare in porto, perché tra camerieri, cuochi, chi sta alle casse, insomma, di tutto e di più. Noi abbiamo gente dai 12 ai 70 anni che ogni anno gratuitamente dedicano queste quattro serate al tortello amaro. Allora, vediamo un attimino, vi chiedo, facciamo così, vi chiedo di mettere... No, vi faccio ascoltare tramite cassa. Abbiamo un ascoltatore o ascoltatrice, adesso non so chi sia, che ci ha chiamato, quindi andiamo a sentire chi abbiamo. Pronto? Buongiorno, sono la parrucchiera Mariangela di Castiglione. Ascolti, io sarei interessata ancora a avere il tango lì a Castelgoffredo, il tango argentino, non lo fate più? Allora, le faccio rispondere tramite radio? Va bene? Buongiorno a lei signora. Allora, rispondiamo pure all'ascoltatrice. Allora, io sono addetto ad altri settori, però se ci fosse qui Lara saprebbe rispondere con precisione. Col tango c'è stato, non so come dire, un mezzo inghippo, che le serate non coincidevano, quindi a malincuore anche noi quest'anno rinunciamo a questa bella tradizione che da anni ci portava. Però ci proponiamo, anzi nel prossimo direttivo sarà la prima cosa che dirò, di ripristinarlo per l'anno prossimo. Quest'anno, se ho capito bene io, ma potrei sbagliarmi, Lara saprebbe sicuramente essere più precisa, c'era un discorso di date che non coincidevano con
Allora, con gli altri impegni degli altri musicisti. Adesso vi fermo un attimino perché abbiamo finito il tempo. Vi leggo alcuni messaggi che degli ascoltatori. Castel Goffredo da Paese delle Calze a Paese dei Turtei, però è buono, appunto, dice in dialetto tra l'altro che ho scritto. Vediamo, Matteo è una grande persona, ciao amico mio, è arrivato anche questo messaggio, quindi giustamente. Ciao Sandro, volevo sapere se c'è l'hamburger, che è buonissimo, l'ho detto prima. L'hamburger. Sì? L'hamburger. Poi ancora c'è musica latina, abbiamo detto di sì, salutiamo Graziella, possiamo ripetere quando? A parte che c'è già la prima sera, tra l'altro mi ricordo musica latina, c'è parecchie proprio. Musica latina è giovedì 15. Benissimo. La prima serata. Ah, ecco, per il maestro chiedo se la mostra è libera. O c'è sì, un sì, sì, è ingresso libero. Ingresso libero. Ecco, ho dimenticato sì. di dirlo questo. Poi, vediamo, altri messaggi. Continuate così, dice Roberto. L'amaro dell'erba amara. L'amaro di erba amara, dove si compra? L'Elisir. L'Elisir sarà in vendita nel bookshop nostro. Qui si può comprare. Perché abbiamo una distilleria che ce lo produce per noi. Noi non possiamo produrre, naturalmente, siamo una prologo. Allora, vediamo. A Mantova chiedono se vi aiutano o ostacolano. Per esperienza, dice, mi fido poco, dice chi ha scritto il messaggio. Da Mantova città. Da Mantova città, no, né ci aiutano né ci ostacolano. Anzi, abbiamo tanti mantovani che vengono. Che arrivano. Benissimo, siamo in chiusura. Posso chiudere due cose velocissime? Velocissimo, le prego perché... Siamo freschi di ritorno da Amatrice. Il 2 giugno siamo stati là, una rappresentanza da Proloco, a portare un po' di soldi che abbiamo raccolto con le nostre belle manifestazioni. Le abbiamo dati a un'associazione che si chiama La Via del Sale, presieduta da Elisa Luisi, che stanno aiutando, è un gruppo di giovani, a noi sono piaciuti tantissimo perché ci siamo incontrati. Che aiutano in solido, cioè breve mani, soldi breve mani. Senza tante burocrazie, insomma. È stata una bella serata, noi abbiamo portato il tortello, abbiamo fatto assaggiare i nostri prodotti, loro naturalmente ci hanno fatto una matriciana favolosa, e è stata una bellissima esperienza, toccante perché là le cose sono ancora molto molto indietro purtroppo, e quindi voglio dire la Proloco grazie al tortello riesce a racimolare un po' di soldi e che poi noi facciamo anche queste cose, insomma. Giustamente. Allora, grazie moltissimo ad Antonio Esposito, maestro d'arte, grazie, e grazie, grazie a voi. Abbiamo appena sentito appunto a Luciano Cason, Proloco di Castel Goffredo. Grazie a voi. Grazie ancora. Ora esatta.